industria 4.0 nel vostro settore? Quali sono gli elementi che hanno funzionato? Quali criticità avete rilevato? E dunque, noi abbiamo colto questa opportunità con grande favore. Ci trovavamo già in la possibilità di libero ammortamento, e quindi tanto è vero che noi nel 2017 non abbiamo attivato il libero ammortamento, lo faremo col 2018, proprio perché le tecnologie erano già pronte su tutto, però non era ancora chiaro quali erano i software, quali erano le condizioni per la connettività e quindi di essere riconosciuti dal sistema. Quindi abbiamo preferito rimandare, perché tanto comunque non si perdeva l'opportunità, e quindi sarà fatto nel 2018 l'aspetto chiaramente del beneficio. Certo. Quindi, allora, avevamo parlato prima della questione dell'implementazione di Industria 4.0. secondo lei, in una visione di scenario, oltre a quello che è successo nella vostra industria in modo particolare, secondo lei com'è andata? Tenendo conto anche dei dati che abbiamo visto dell'osservatorio, c'è un ottimismo, mi sembra, ma anche qualche resistenza. Allora, la tecnologia ci ha messo a disposizione degli strumenti che sicuramente ci ha in parte semplificato le attività, ma in parte ci ha anche dato la possibilità di trovare delle sintesi che poi costituiscono il valore aggiunto dell'industria 4.0. Sul mercato abbiamo un po' di difficoltà, nel senso che trovare in un tessuto come quello italiano, dove la maggior parte è costituita da piccole e medie imprese, la volontà, la capacità e diciamo, la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti che anche a livello governativo sono stati messi insieme, non ha fatto focalizzare bene l'attenzione da parte degli imprenditori. Quindi alla base c'è la conoscenza dei processi, c'è la conoscenza della tecnologia, e c'è bisogno di unire in una perfetta sintesi queste due esigenze. Grazie. Intanto, non c'è una ricetta che va bene per tutti, secondo lei è così? Ci sono resistenze, mi pare di capire, perché? La criticità forse maggiore l'ha raccontata molto, molto bene il professor Grimaldi, quando diceva che l'investimento non è la parte fondamentale. Cioè, al piano Calenda è necessario affiancare qualcosa che lo faccia diventare una... ci consenta di fare leva sulla tecnologia per iniettare nelle nostre aziende degli asset meno facilmente con cui ci si possa competere meno, in particolare l'innovazione. I produttori della tecnologia manifatturiera, perché questi sono di fatto, si sono avvantaggiati indirettamente del piano Calenda, o per farsi belli, come ho fatto io, o per ottenere dei vantaggi economici che tutto sommato sono stati marginali, perché l'incremento del mercato italiano per le aziende come la mia, luce, macchine utensili, viceversa, avere all'interno un incentivo così importante deve creare le condizioni per far crescere, per far fare un salto di qualità all'intero settore. E quindi la collaborazione tra chi conosce i mercati, chi conosce il prodotto e chi fornisce i mezzi di produzione è un'occasione piuttosto unica per far fare un passo in avanti all'intero settore industriale. Professor Fiorenca, lei ha parlato di resistenze, ne abbiamo sentito prima qualcosa che riguarda resistenze. Dal vostro punto di vista, come va l'implementazione di Industria 4.0? Che cosa bisogna fare per renderla migliore? Chiaro che dipende dalle discrezionalità e dall'abilità dell'imprenditore, del manager, saper selezionare all'interno di questo svariato panel di opportunità quelle più idonee alla crescita del proprio business e della propria azienda. Essendo un'azienda internazionale, siamo l'azienda europea per la difesa. Siamo partiti, devo dire, già qualche anno fa adottando le logiche di additive layer manufacturing. Resistenze senza dubbio, nel senso che il presupposto della trasformazione attraverso l'industria 4.0 è la smaterializzazione della conoscenza, per cui ad esempio nell'additive manufacturing passiamo da una competenza che è legata alla relazione alla manualità dell'operatore e alla capacità di conduzione della macchina,
al trasferimento di questa competenza nell'ambito di un file, di un software che idealmente attraverso approcci di cloud manufacturing è trasferibile everywhere in tutti i siti industriali con la stessa logica. Le resistenze sono chiaramente da parte delle persone che hanno necessità di acquisire competenze su questa tecnologia, perché ciò che non conosciamo ci spaventa, ma le resistenze sono anche da parte del management che può non avere una sufficiente competenza o comunque può avere anche in logiche, in dinamiche di potere una perdita tra virgolette di potere, perché comunque l'informazione è potere e l'industria 4.0 in questo senso è di rottura, perché permette di dare l'informazione a tutti nello stesso momento, non riconoscendo la gerarchia che può esistere. Quindi diversi sono gli spunti da un punto di vista della cultura aziendale che deve modificarsi. Che cosa si può fare quando si ha a che fare con criticità e in questo caso resistenze, trasferimento di know-how? La vostra esperienza che cosa dice? Quindi, da un lato, secondo me l'industria 4.0 è un'opportunità enorme per superare come dire, la logica delle piccole aziende italiane che lavorano su piccola scala guardando magari un solo mercato, se non addirittura un solo cliente. Dall'altro lato c'è la grande sfida, come dire, culturale, di andare oltre uno steccato dimensionale o in qualche modo padronale, allargando e quindi in qualche modo anche cedendo parte delle proprie competenze, del proprio know-how in un ecosistema più ampio. Abbiamo visto anche dai dati dell'osservatorio una certa tendenza a considerare che Industria 4.0 non ha favorito le piccole e medie imprese rispetto a quelle molto grandi. Dal suo punto di vista, com'è andata veramente e quali sono le criticità nel caso delle grandi aziende? Intanto penso che le piccole e medie imprese sono partite un po' più in ritardo rispetto alla grande impresa. La grande impresa lavora sui temi di Industria 4.0, adesso abbiamo messo questa etichetta, ma lavoriamo su questi temi da diversi anni. Abbiamo parlato prima del fatto che non aggiungiamo tecnologie, ma facciamo integrazione, no, di tecnologie, e questo è un tema che la grande impresa già ha iniziato da anni, quindi è pronta, sta lavorando da tempo sull'argomento, quindi non è stata presa impreparata da questo mondo che è partito. La piccola e media impresa probabilmente, dato di fatto, ha iniziato adesso, da poco, da qualche anno, da un paio d'anni, a lavorare su questi temi, e quindi chiaramente qualche difficoltà in più l'ha avuta. Non è che si presenta un progetto e viene approvato il progetto, di comprare una macchina o di comprare un sistema in funzione del suo business, e se rientra in quei canoni dettagli della legge avrà il iperammortamento, per esempio. Questo presuppone però che in anticipo ci sia una visione strategica del piano di investimenti. In aziende grandi come la Western Space chiaramente questa visione già c'è, c'è da tempo, e quindi siamo stati un po' favoriti. Nelle grandi aziende, avendo strutture, essendo molto strutturati, c'è normalmente un ente preposto per gli investimenti, per l'innovazione, per i cambi tecnologici. Quindi questo ci ha portato dei vantaggi. Diciamo che in questo caso la grande impresa sta beneficiando di più della piccola, ma io ritengo che la piccola impresa ha un ruolo importante nell'aiutare, quindi nella filiera della produzione o dei vari prodotti, nell'aiutare la grande impresa a fare quelle parti del processo che oggi la grande impresa non è interessata a fare in modo diretto.